La formazione non è più quella originale. Brian Jones annegò in piscina nel 69, Mick Taylor e Bill Wyman hanno lasciato più o meno amichevolmente tra gli anni 70 e 90 e il monumentale Charlie Watts si è spento a 80 anni nell'agosto scorso. È una festa di reduci, il tour per il sessantennale dei Rolling Stones. Questo sabato Jagger, Richards e Ron Wood sono tornati ad Hyde Park, a Londra, dove nel 1969 tennero il più celebre e amato tra i loro concerti. Di fronte a 65.000 spettatori in delirio, Jagger, che sembra magnificamente guarito dalla recente infezione da Covid, ha voluto rendere omaggio all'amico Paul McCartney, che nelle stesse ore, a poche centinaia di chilometri, si esibiva al festival di Glastonbury. Ad Hyde Park per gli Stones c'è in programma anche un bis. Torneranno a esibirsi qui il 3 luglio, a quasi 53 anni esatti da quel concerto che il 5 luglio del 69 segnò per sempre la storia del rock.